In occasione del Natale più di Fano parte anche quest'anno l'originale iniziativa delle vie dei presepi. Dal 25 novembre fino all'Epifania sono diverse le natività allestite all'interno della nostra città. Assessore Etienne, quali sono? In questi anni abbiamo realizzato una vera e propria via, partendo dal presepe di San Marco, il più attrattivo, tramite il quale la nostra città fa promozione veramente in tutta Italia. Tante persone, oggi sono 15.000 visitatori, arrivano da tutta Italia per visitare quello che non è soltanto un presepe, ma è la storia dei diorami. Ecco, a seguito del presepe di San Marco è nata veramente una vera e propria via dei presepi. Ad oggi, oltre a quello, è nato il presepe marinaro, realizzato prima nella finestra della casa di Rolando Gasparoli. Oggi è uno stupendo presepe che nasce nella chiesa del porto, tutto da visitare, racconta le nostre tradizioni marinare. Ancora è nato il presepe dei mesti carristi nella zona del Pincio, proprio dove c'è il mercatino, parla di una delle nostre più grandi identità, quella del nostro carnevale, realizzato in cartapesta dai mesti carristi. Oggi è un presepe che ha veramente tante figure, che racconta anche un ambiente, quello del Pincio, veramente molto suggestivo della nostra città. Poi ancora il presepe della Trave, realizzato dalla comunità di Poderino, dall'associazione, in questa stupenda chiesetta che è la chiesetta della Trave, nella quale si è riunita tutta la comunità a realizzare questo bellissimo presepe. Insomma, una vera comunità cittadina che si sta unendo intorno a un progetto che permette di visitare tutta la città. A questo quest'anno si aggiunge anche un nuovo progetto, quello delle vie dei presepi, che comprende i cittadini, realizzato in collaborazione con la presidente dell'ente carnevalesca Maria Fora Giammarioli, Manuela Palmucci e una serie di cittadini attivi in questo progetto. Ad aggiungersi quest'anno sono anche i presepi realizzati dai singoli cittadini. Manuela Palmucci, di che cosa si tratta e come è possibile partecipare? Il progetto consiste nella valorizzazione di coloro che hanno delle abilità nell'arte presepiale. Chiunque voglia partecipare può farlo e qualsiasi cittadino che voglia partecipare può inviare una mail a le vie dei presepi fano@gmail.com. Chi partecipa può segnalarcelo, ma anche chi voglia partecipare, chi voglia visitare, basta che punta il QR code, quindi vedrà una mappa con gli vari allestimenti. Chi viene a Fano o chi è di Fano e voglia percorrerlo può percorrere in bici, a piedi, e quindi girare per la città e andare a vedere quelle che sono le composizioni dei cittadini fanesi.